World Music Today. World Music Today. C'è una bellissima canzone che si chiama Come neve al sole ed è tra le altre cose una delle canzoni più belle della musica italiana, poi sappiamo interpreti eccetera, ma nello stesso tempo Come neve al sole, non solo, la nostra amica Roberta De Martino ci sta aspettando da un paio di minuti e in questi due minuti se ne sono andati non so quanti litri d'acqua o eventualmente ce l'hai fatta, vero? Io ti ho detto anche non muoverti, perché lo dico sempre, non muoverti, mi raccomando, resta lì, in questo caso proprio arriva dopo, dico non muoverti, perché se ti muovi lì siamo a Napoli, giusto? Sì, Piazza dei Martiri live a Piazza dei Martiri. Sotto la Piazza dei Martiri che si sta sfogliando è Roberta De Martino, salve. Oh, ciao Roberta De Martino, buon pomeriggio a te, il nostro bel progetto che continua a mietere bellissime occasioni e situazioni nella città di Napoli, non solo, ieri con il mare, oggi si ritorna praticamente al lavoro e il lavoro praticamente chiama. Sì, Napoli in Tristemente chiama, perché tu lo sai che noi lavoriamo tutti i giorni a questo progetto che andrà in onda la prossima seduta mercoledì e sarà, ti dico, ti svelo l'argomento, che sarà quello della camorra, quindi un argomento molto difficile da trattare, però in qualche maniera ci siamo riusciti. E come sai Beppe, comunque Napoli Treatment è qualcosa che va avanti tutti i giorni con incontri che noi facciamo comunque con i pazienti, tra virgolette, il dottor Cimone, con cui non perdiamo i contatti. Infatti, più che parlarti della puntata della camorra, di cui preferirei parlarti domani, visto che comunque siamo più vicini a mercoledì mattina, chiaro. Oggi ti vorrei parlare di quanto è successo pochi giorni fa con Enrico Durazzo in Napoli Mania. Ti dicevo, quel genio che crea le tazze, le magliette, insomma, portando avanti quella che è il discorso della tradizione napoletana attraverso messaggi ironici, no? Sulle varie magliette, che ti dico solo per farti capire qui a Napoli quanto siamo folli in maniera, secondo me, intelligente. Appena arrivo nel suo studiolo, mi regala il bagno schiuma, lavali col fuoco, cioè lui un bagno schiuma esattamente dedicato ai cori razzisti contro noi napoletani durante le partite, e lui ha creato una linea bagno dedicata, insomma, a questi cori, in modo tale che quando sullo stadio qualcuno si dice lavali col fuoco, in realtà non fanno altro che fare marketing e promozione alla sua attività commerciale. Cioè praticamente lui ha rovesciato e ribaltato un qualcosa di negativo in un qualcosa di positivo. Splendido questo, perché questa praticamente è la classica voglia di rispondere con ironia a tutte quelle che sono le sue che magari in maniera direi pessima giungono come questi cori allo stadio, che automaticamente ora faranno pubblicità al suo prodotto. Complimenti. Esatto, infatti a colpi di intelligenza, diciamo, Enrico Durazzo riesce, insomma, a smantellare un po' di razzismo contro noi napoletani. E quindi tu entri in questo suo fantastico mondo che lui ha, insomma, fuori grossa, in questo suo laboratorio, lo dico artistico, sembra, sai, quei professori delle scuole medie che avevano tutti i loro begli aggeggi intorno, e entri in un mondo completamente creativo di quest'uomo geniale, perché secondo me lavati col fuoco è proprio una campagna eccezionale. Cioè, appena siamo entrate ha detto a me, a Serena Ripa, che era con me, insomma, per intervistarlo di nuovo, fa: ragazzi, prima che mi dimentico, prendetevi il bagno schiuma. Io lo guardo, muoio dalle risate, dico non è possibile, ma tu dovresti vedere gli ingredienti che si è inventato dentro al bagno schiuma, cose tipiche napoletane, capito? Cioè, che solo noi possiamo avere. Ma è un personaggio, anzi ti consiglio di, non so, conoscerlo anche attraverso il web. Enrico Durazzo è veramente un personaggio allucinante. Complimenti Enrico, perché praticamente arrivare a questo è veramente anche una sorta di magia, no? Perché servono a volte dei piani per studiare delle campagne pubblicitarie, questi grossi studi che magari formulano queste campagne promozionali pazzesche, invece basta poco. Sì, basta pochissimo. E tra l'altro, se vuoi, un po' richiama anche l'argomento della puntata, insomma, di mercoledì sulla camorra, perché poi tu, quando pensi di dover sconfiggere una cosa così potente come la camorra, ti senti talmente potente che dici, vabbè, dove incomincio? Arrivederci, me ne vado, no? E invece, in realtà, a colpi di bellezza, di ironia, è possibile fare delle cose, tanto è vero che poi domani ti racconterò meglio. Comunque alla fine noi intervisteremo in queste puntate persone che fanno modo di sviluppare bellezza, e quando una persona inciampa nella bellezza è difficile che ne fa meno, quindi tra camorra e bellezza poi tende a scegliere bellezza fondamentalmente, no? Assolutamente, quindi... sì, devo dire la verità, al di là di questi colpi di genio per quanto riguarda la fantasia partenopea, perché io credo sia tra le migliori al mondo, senza indubbiamente mettere da parte nessuno o parlare di altri, ma quando si parla di fantasia napoletana veramente c'è da dire chapeau, perché complimenti davvero. Anche se in questo Enrico Durazzo, diciamo, salva un po' tutto l'Italia, nel senso che Enrico Durazzo ritiene che i napoletani non nascono per forza solamente a Napoli, cioè, nel senso, certo, lui dice che essere napoletani è una filosofia particolare di vita, e dice che ci sono alcuni napoletani che non sono nati a Napoli, che sono in giro nel mondo,
e altri invece che sono napoletani, che in realtà non sono mai stati napoletani, perché infatti lui pensa, dice questa frase che mi fa morire, dice il napoletano, non mi dice non napoletano, no, anzi no, il napoletano è quello che vede il bicchiere mezzo pieno, il non napoletano è quello che se lo beve. Per dire, insomma, che non è detto che quando lui innesa la napoletanità, lui dice non è un modo di vivere, che in realtà puoi trovare anche al nord. Cioè, e credo che assolutamente sia anche il modo migliore, una filosofia, no? Come praticamente andare ad impattare con un credo e dire io ho questa possibilità, voglio vivere in questo modo e automaticamente mi vesto così, di questa filosofia. Sì, è un'eleganza, una generosità, un'ironia che lui cerca appunto di coltivare. Devo dire la verità, lui fa un'operazione culturale secondo me molto interessante, per questo noi molti, tra virgolette, pazienti, molti continuano a dire Napoli in triste, mentre cerchiamo di non perdere di vista, di costruire anche nuove progettualità. Infatti non si può anticipare niente, ma c'è qualcosa che bolle in pentola con lui, di cui abbiamo parlato, per portare avanti poi quei discorsi, perché sai, Napoli in Treatment ti consente di incontrare tanti cittadini in tutte le giornate e di raccogliere un po' una serie di domande che ci stanno, per le quali non ci sono risposte. Poi ti viene l'atto creativo pure a te e pensi, ma vogliamo fare questa cosa insieme per rispondere a questa cosa che manca? Credo che, sai Roberta, il vostro progetto, il mondo in cui praticamente Napoli in Treatment va ad impattare, credo che sia anche una sorta di boomerang per tutto quello che può esserci di positivo anche da parte di chi non ha avuto mai voglia e soprattutto la volontà di parlare. Esatto, sai cosa succede, Peppe? L'altro giorno ne parlavo con una collega, no? Quando tu pensi alla l'organizzazione cattiva, la camorra, loro sono ben organizzati, questo sono di forte, mentre il bene, purtroppo, la risorsa, non è così ben organizzata, eppure ha tanto potere. Se tu pensi che ci sono addirittura, si dice, delle riunioni mondiali in cui le banche decidono il nostro destino, a me questo tipo di mentalità un po' mi stanca, perché mi fa pensare che non posso fare nulla. Però quando penso a Tina Palombo, la prostivendola nei quartieri spagnoli, che fa venire nel suo negozio immigrati per fare i corsi di cucina, penso, che potere ha Statina? Mica c'ha una banca, eppure riesce a fare delle cose incredibili, no? E quindi cercare di mettere in rete queste realtà, quello che noi cerchiamo di fare, mostrando quello che fanno il resto della città, io penso che sia già un modo per sovvertire le sorti un po' delle città, per poter dare la possibilità agli altri di sentire che si può fare qualcosa, si può agire per il bene, ci sono tante possibilità. Roberta, sono risposte pensanti, e quando praticamente si dà questa possibilità, penso che fondamentalmente di base ci sia anche la volontà da parte di chi pensa di potersi mettere in gioco. Sì, nel senso che sicuramente, sai, io sento come psicologa, psicoterapeuta, la responsabilità di prendermi cura di certi processi comunicativi della città, no? Nel senso di fare in modo che queste cose un po' emergano, no? Perché essendo, diciamo, la mia disciplina, la disciplina comunque votata a sviluppare la competenza del pensiero, mettere intorno a questi atti geniali, generosi, anche un pensiero secondo me è importante, ed è una responsabilità, perché come dico sempre, Beppe, le storie che non si raccontano non esistono. E quindi bisogna cercare di raccontarle anche mettendoci un pensiero dietro, una logica, perché comunque anche un Enrico Durazzo che fa un'operazione del genere non è un semplice spotto che tu dici ah che risate, che carino il bagno schiuma, quello è proprio un'operazione culturale per rovesciare completamente l'idea che contro il coro razzista è possibile rispondere con l'ironia e farsi scivolare addosso tutto. E praticamente non soltanto una risposta a questa che può essere una cattiveria con l'ironia, ma soprattutto essere anche un prodotto che nello stesso tempo della risposta ne fa veramente marketing, ne fa una grande pubblicità, esatto. E questa penso sia la cosa vincente di tutto ma quello che c'è attorno. Ma se tu vieni qui a Napoli, lui ha questo negozio straordinario, Napoli Mania, che è enorme, ma tu ti incanti. Io l'altro sono chiesto, guarda Enrico, tu hai una sorta di Louvre, sai quando vai al Louvre, no? Sì. Tu vai lì e pensi la Gioconda è bella, ma quante opere d'arte sono belle là dentro, solo che talmente sono tante che tu non riesci a decidere e stai lì a dire. Senti Roberta, cosa succede? Che poi anche in un momento particolare, noi parliamo anche di Natale, che magari ci facciamo un po' di fresco a vicenda, no? Ah, quando si bello. Parla di Natale e c'è Opere Sepe, parliamoci chiaro, le statue che praticamente vivono a Napoli, che sono parte del presepe, sono già quelle praticamente una sorta di monumento storico all'interno di una situazione natalizia. Sì, ma Napoli porta nel presepe le relazioni, se esatto. Tu vedi, praticamente, e quindi è proprio pieno di questo. Ma poi tra l'altro ci sono delle strade di Napoli, invece la Vigna Secca, che a me mi sembra di stare ogni giorno in un presepe quando l'attraverso che scendo a Montesanto dalla Cumana, cioè tu vedi tutti questi fruttivendoli oppure le pescherie, ti sembra, ti giuro, di stare dentro un presepe, quindi per quanto faccia caldo comunque lo attraversi un po' il presepe, ancora con quelle voci, insomma, sai, dei mercati. Che comunque qui tu sai, noi nel mercato non siamo assolutamente silenti, ma
Assolutamente, ma si vive a mercato, quindi la cosa è bella, perché il mercato lo si vive veramente a 360 gradi, con una partecipazione di massa, non soltanto da chi compra ma anche da chi vende, insomma è una sorta di scambio, perché poi c'è questa forma splendida, credo, nel mercato anche di baratto, no? Tra le persone, tra gli sguardi, tra la gente, tra le amicizie, tra tutto quello che succede poi all'interno di questa strada. Anche un modo di vendere ironico, guarda Beppe, sembra assurdo, c'era il periodo che c'era Paolo Bonolis con la commissione dei pacchi, qua a Napoli c'erano dei cartelli vicino alla frutta scalissima non apra, cioè che io ogni volta che leggevo morivo, cioè l'utilizzo di cose che accadono in TV per vendere la frutta, cioè un modo di comunque attirare l'attenzione della gente con una capacità creativa che è veramente assurda, veramente, quindi anche già solo i mercati qui ti ricordano un po' il presepe. E poi San Gregorio Armeno, se tu vuoi saperlo proprio, anche in estate che è piena di turisti, veramente hai uno spaccato di Natale, nonostante faccia caldo e studi, tu hai la sensazione che stai improvvisamente a Natale, insomma, perché tu questi presepi, queste sai, decori per gli alberi, tutte queste cose belle. Roberta, sai che con le parole che praticamente stai raccontando, con quelle vie che stai citando, è anche una sorta di decalogo di quelle che possono essere le strade di chi magari si può trovare a Napoli in questo periodo, visto che è anche il periodo di vacanza, magari consigliare tutto quello che può essere una via piuttosto che un'altra, per dire oh, qua si respira effettivamente a Napoli. Sì, ma io ti giuro Beppe, qua a Napoli è difficile partecipare a tutti anche gli eventi e le possibilità che ti offro. Io a volte ti giuro mi mangio le mani perché dico vorrei andare là e non riesco ad andare perché ci sta già un altro evento da un'altra parte. È una città piena di vita, se tu consideri che mo per esempio qui alla Mostra d'Oltremare, che da qualche anno è stata riaperta ai cittadini, fanno dei corsi di nuoto o comunque di sport per bambini gratuiti. Quindi tu entri là con un euro e puoi accedere a piscine, fai in città, in piena città stiamo parlando, Bellissimo. E quindi si sta ripopolando con biciclette, chi va su pattini a rotelle, chi va a fare nuoto, quindi devo dire la verità, siamo molto fortunati, è una città che potresti starti tranquillamente in vacanza. Poi l'unica cosa che soffri è quando soffri a Piazza dei Mastri che stai sudando, poi vedi il mare di fronte a te e non ti puoi buttare. E questa penso è una cosa veramente non tanto bella, vabbè, comunque lo possiamo respirare. Torneremo domani volentieri con te per parlare di questo appuntamento di mercoledì di Napoli Treatment dedicato alla camorra, quindi domani appuntamento con Roberta De Martino direttamente da Napoli, poi cercheremo di concordarci con l'orario e io come sempre ti ringrazio perché mi fai respirare Napoli veramente in grande stile. Grazie a te Beppe, grazie che me la fai raccontare. A presto, a domani, ciao Roberta, ciao.